propaganda. Sai, come ragazzo sono nato in provetta, per cui sono sterile, dispiace dirlo. Sai dove sono? Sono qui in via dei Dromedari a Milano, al seggio dove voterà Chiara Ferragni. Tu sai che ci sono le elezioni a Milano del sindaco. Sono un po' preoccupato perché tutti i candidati hanno nel loro programma quello di rendere pubblico l'elenco di chi è nato in provetta come me. Questo elenco è sempre stato dal barbiere di Palazzo Marino, lo teneva lui, era segreto. E non vedo il motivo per cui si debba divulgare. Per protesta, il barbiere, quello nuovo, che ha ricevuto l'incarico da suo nonno, cosa ha fatto? Ieri ha divulgato per primo la notizia. Tanti sono impazziti. Io ho tenuto, però alcuni miei colleghi sono scappati nei campi perché la moglie così non sapevano che il marito fosse nato in provetta. Quindi cosa succede? Succede che, vi dico solo questo, nella mia via su 200 bambini degli anni 60, 150 erano nati in provetta. Neanche sulle rive dello Zambesi succedeva una roba del genere con gli antropologi che facevano quello che volevano. Tieni conto di una cosa, essendo noi nati in provetta, Diego, non abbiamo una personalità ben definita, per cui facciamo tutto quello che vediamo su YouTube. Prima facevamo tutto quello che vedevamo in televisione. Era bello vedere ad esempio nelle partite di Champion quello che faceva l'invasione di campo in solitaria, perché riconoscevi il tuo amico e dici guarda quello là era a scuola con me, 30 anni che non lo vedevo, come è diventato grasso. Adesso certe cose non le puoi più fare. Poi abbiamo altre peculiarità, noi nati in provetta, che praticamente ci vengono dei malori. Saltiamo per terra senza motivo, un malore molto completo. Poi a 21 anni venivamo presi e portati al manicomio, perché eravamo portati al manicomio per essere castrati, facciamo dei canti anche molto allegorici e venivamo avviati alla pastorizia, pastorizia che stava estinguendosi a Milano. Adesso ci sono tanti pastori a Milano che hanno la targa falsa nella roulotte, ho visto che fanno il prestanome, però non voglio indagare su di loro. Un'altra caratteristica di noi nati in provetta è che facciamo i ruffiani sul posto di lavoro, quello vabbè anche, è una cosa che è giusto, e andiamo a dire al padrone chi dà i calci negli armadietti, negli spogliatoi. Poi recentemente ho scoperto che chi scherza le donne anziane, che non è giusto, il 95% di chi fa questo reato è nato in provetta, una roba non bella. Devo dirti che le istituzioni non ci vengono incontro, perché noi avevamo chiesto a una commissione del Senato di modificare la nostra carta d'identità, perché tra i segni particolari c'è scritto che siamo nati in Fialetta. Invece noi vorremmo essere menzionati come figli di NN, che è sempre un bel vanto aver scritto sulla carta d'identità figlio di NN. Per quanto riguarda anche i fidanzamenti, le ragazze nate in provetta come noi non ci vogliono perché siamo sterili. E mia moglie recentemente mi ha detto ti lascio. Ah, ti ringrazio. Ma come mai? Non perché sei nato in provetta, ma per i ragionamenti da deficiente che fai, che non ho mai visto ragionare così da cretino. Quindi adesso cosa volevo dirti? Sono qui ad aspettare che arrivi Chiara, e tenete conto che sotto non ci sono le cabine elettorali, ma si può votare direttamente sul muro. Voti sul muro. Ciao a tutti, ciao Diego, ciao Marco, ciao Propaganda, ci vediamo a breve. Ciao, grazie.